Alfonso Giuliano. Ma un giorno, cosa vuoi che conti un giorno? È come la posta di un grande hotel, uno entra ed esce. A me non mi ha sentito nessuno, ma è abbastanza comune, no? In politica. Potenziale presidente del Consiglio, ma neanche per un giorno intero, il professor Giulio Sapelli aveva incontrato le delegazioni di Lega e 5 Stelle solo l'altro ieri sera. Ma già nel pomeriggio di ieri la sua candidatura è stata smentita. Qui all'Università Statale di Milano, dove ha lavorato fino allo scorso anno, il professore lo conoscono bene. Questa fino a poco tempo fa era il regno del professor Sapelli. Sì, è il posto in cui per una vita ha formato studenti e dove ha lavorato fino all'anno scorso. Ha insegnato storia economica e altre discipline. Io ho dato un esame con lui, ho letto qualche suo libro e l'economia deve sempre essere accompagnata da una buona parte di umanistica ed è un buon umanista. Più in quota Lega che in quota Movimento 5 Stelle sembra essere stato proposto. La cosa un po' mi sorprende. Credo che negli anni 80 non fosse molto lontano dalle posizioni del Partito Comunista Italiano e negli anni 90 non fosse molto lontano dal PDS. Il professor Sapelli l'abbiamo poi raggiunto alla presentazione di un suo libro. Che cosa l'aveva convinto di questo famoso contratto? Che ci siano delle forze politiche che finalmente si mettono in testa che bisogna uscire da questa Europa che non è né federale né confederale, è tutta fondata sul predominio tedesco, che questo documento con molta calma non chiede di uscire dall'euro, non chiede un referendum, dice solo ne rinegoziamo, ma era un normale programma socialdemocratico. Naturalmente poi se lei parla con Morgan Stanley, con JP Morgan, tutti sono tranquilli, nessuno teme l'arrivo di questo nuovo governo. Secondo lei perché non si riesce a trovare questo accordo? Si è fatto un'idea? Un'idea ce l'ho, ma non ve la posso dire. Ed è nella fisiologia politica, nella fisiologia della macchina della rappresentanza che sta venendo fuori. Ma pensate un po', guardate chi sono gli attori, come si è svolta la cosa e la soluzione la trovate.